Quali sono le principali novità emerse durante l'edizione 2016 del congresso ASCO di Chicago? Ne abbiamo parlato insieme alla dottoressa Marina Chiara Garassino, responsabile della struttura semplice di oncologia toracopolmonare dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Allora, dottoressa, diverse sono le novità che riguardano soprattutto la medicina di precisione. Riesce a riassumercele? ASCO, che secondo me verrà ricordato dagli oncologi per due motivi. Il primo motivo è tutto quello che abbiamo scoperto di nuove fette di pazienti per cui è possibile una medicina di precisione, per cui avremo un farmaco per ciascuna alterazione molecolare che abbiamo trovato. Al momento attuale abbiamo EGFR che consta circa il 10% dei pazienti, abbiamo tre inibitori di tirosine chinasi equalmente efficaci che sono gefitinib, erlotinib ed afatinib. Sappiamo che un 50-60% dei pazienti ha una resistenza secondaria a questi farmaci, per cui avremo delle nuove categorie di pazienti, di cui osimertinib è il primo farmaco, che superano la resistenza EGFR. Cosa estremamente analoga sta capitando anche per i pazienti che hanno la traslocazione di ALK. La traslocazione di ALK è presente in circa il 4-6% dei pazienti italiani, prevalentemente non fumatori. Al momento attuale la storia di questi pazienti è fare crizotinib, anche se in Italia ancora non è rimborsato in prima linea, e a progressione esistevano due farmaci che si chiamavano alectinib e ceritinib che superavano le mutazioni, le alterazioni secondarie a questi farmaci. Cosa abbiamo di nuovo quest'anno? Che alectinib, che si configurava inizialmente come una seconda linea, ha dimostrato nei dati di uno studio asiatico J-ALEX, si è dimostrato nettamente superiore a crizotinib, che quindi rappresentava lo standard terapeutico, con un hazard ratio di 0,34 e con una mediana di sopravvivenza non ancora raggiunta a 20 mesi, ma soprattutto con un profilo di tollerabilità che sembra superiore a crizotinib. Questi dati sicuramente, se verranno confermati dallo studio ALEX nella popolazione caucasica, potrebbero essere drasticamente practice changing per questa tipologia di malati in modo specifico. Per quello che riguarda l'immunoterapia, ci sono stati numerosi aggiornamenti che riguardano soprattutto la possibilità di poter selezionare i pazienti che fanno immunoterapia, ovvero cercare di fare una cosiddetta medicina di precisione anche in questa tipologia di pazienti. Su questa tipologia di pazienti la possibilità di fare una medicina di precisione sembra ancora non vicinissima. Anche lo studio Poplar, che era stato presentato l'anno scorso all'ASCO e che aveva proprio come obiettivo quello di cercare di selezionare i pazienti maggiormente responder alla terapia, che si configuravano come i pazienti che erano PD-L1 positivi sia sulle cellule tumorali sia sul infiltrato immunitario, e che ci aveva dato l'illusione che i pazienti con una fortissima positività all'immunistochimica, sia appunto come ho detto sulle cellule tumorali sia sull'infiltrato linfocitario, fossero quelli che realmente si beneficiavano della terapia. Purtroppo questo non sembra vero, perché anche i pazienti che hanno una moderata presenza, una moderata espressione di PD-L1 si beneficiano degli aumenti di sopravvivenza importanti a questa tipologia di farmaco. Ulteriore aggiornamento anche su questa molecola riguarda quella che ormai tutti chiamano la pseudoprogressione. Esiste una quantità di pazienti intorno al quasi 15%, 13% per essere precisi, che ha un'ulteriore riduzione della malattia anche quando il farmaco viene somministrato dopo progressione. Quindi diciamo che lo scenario al momento attuale si configura come uno scenario in cui l'immunoterapia, almeno in seconda linea, sia superiore alla chemioterapia. Non abbiamo ancora capito quali sono i pazienti che se ne beneficiano più degli altri. Ci sono vari filoni di ricerca riguardo a questo e speriamo che tutto questo arrivi per la cura dei nostri pazienti in prima linea. Ci sono tutti i trial clinici in corso.